Martedì 20 novembre siamo stati alla libreria Coppa Ambasciatori per incontrare l'autore cileno Luis Sepúlveda, che ha presentato il suo ultimo libro, Storia di una balena bianca, raccontata da lei stessa. Perché è arrivato il momento che la balena bianca racconti la storia dal suo punto di vista? Perché ho sentito ho sentito sempre. Cada historia cada un tiempo preciso, ¿no? Y este es el tiempo de raccontare qualcosa que c'era girando nella mia testa da tanto tempo, ¿no? Y era que dopo della lectura de Moby Dick, que è stata una de mie lecture di giovane, siempre he pensato, ma perché l'autore, perché Melville non ha parlato del Capodoglio, perché il personaggio centrale è il capitano Hackard, ¿no? Y el Capodoglio es una suerte de secundario, simplemente una suerte de justificación para contar la historia del capitano. Y me he chiesto siempre, ¿por qué este Capodoglio ha actuado así? ¿Cuál era la sua ragione, la sua motivación? ¿No? Y he comenzado bueno, a indagar, ¿no? Y así he arrivato al momento, ¿no?, de la escritura. L'abisso nel suo libro è solo un luogo fisico o è portatore anche di altri significati? Bueno, un libro sempre ha tanti significati, no? Dipende dal lettore. Quando il lettore è un lettore attento, scopre una infinità, no, di significati. E non hai due lettori che leggono della stessa maniera. Tutto il mondo legge di una maniera diversa e arriva a conclusioni anche diverse. No? Questo è quello che fa della letteratura un grande spazio di libertà, no? La libertà di interpretare questo che si legge. Qual è l'importanza di non ricevere sempre una risposta immediata alle proprie domande? Non so se la risposta è immediata, non so se ha un'importanza ricevere una risposta immediata. L'importante sì è ricevere una risposta. No? Normalmente una risposta immediata non è una risposta che sia pensato abbastanza. Io preferisco sempre pensare che alla domanda che io formulo mi arriva sempre una risposta misurata, ragionata, no? Dopo di una riflessione.